Benvenuti amici, benvenuti in questo mio nuovo video. Sono Ivano Costabile e sono uno scultore e modellatore di figure animali. Oggi vi voglio mostrare questo cammello ispirato a quello presente nella celeberrima collezione della Reggia di Caserta, fatto dal Francesco Gallo, che è stato uno dei più grandi maestri del Settecento di figure animali, insieme ovviamente ai fratelli Vassallo, ai Carlo Amatucci e tanti altri. L'opera è ripresa dal, come dicevo, dal presepe della Reggia di Caserta, il presepe grosso, perché all'interno della Reggia di Caserta troviamo anche varie piccole teche dove ci sono collocati vari animali e varie figure. L'animale che ho voluto rappresentare è ispirato completamente al Francesco Gallo, che veniva riconosciuto per una caratteristica particolare, che è quella del pelo ad onda degli animali, e anche in questo caso l'ho voluto riproporre, e con la stecca ho voluto imprimere nell'argilla proprio questo tipo di modellato. Ogni animale che modello ha i propri occhi, perché ovviamente non possiamo montare un tipo di occhi per tutti gli animali. Ogni animale ha una sua caratteristica, un tipo di iride particolare, e anche in questo caso ho voluto montare degli occhi particolari a questo cammello. È stato dipinto completamente ad olio in questo caso, e come potete vedere è finito nella pittura e nella modellazione, però manca ancora tutta la parte della bordatura. In questo caso lo borderemo, lo andrò a bordare con una sella in legno, ispirato proprio a quello che troviamo sulla Reggia di Caserta, e dei finimenti in cuoio e in pelle, mentre in altri casi, in altre collezioni, come alcuni cammelli presenti sul libro della collezione Catello volume 1, là possiamo trovare un tipo di cammello con un tipo di bordatura diversa, arricchito con gallonerie e drappi completamente ricamati. Il periodo è ispirato a questo cammello, e come potete immaginare è il periodo barocco, come potete vedere è molto pomposo, molto vistoso anche nei suoi peli, molto arricciolati. E beh, cosa possiamo dire ancora su questo pezzo? Sicuramente che è una figura adatta a orientali come re mago oppure regine more, che può essere seduta sulla sella, e beh, chiunque sia interessata delle mie opere mi può contattare sui miei vari canali tipo Instagram, Facebook, oppure attraverso Messenger. Su Messenger di Ivano mi potete cercare sotto il nome di Ivano Costabile. Ragazzi, vi mostrerò questo cammello completamente finito in un prossimo video, e dove vi farò vedere proprio la bellezza di come verranno legata la sella con i finimenti in cuoio e in pelle, con delle fibre in argento ed altri piccoli accessori che andranno ad arricchire completamente il pezzo. Vi faccio un giro per farvi vedere completamente come è finito il pezzo. Ciao ragazzi, un abbraccio e al prossimo video.